Andiamo dunque in apertura in Puglia, in una masseria vicino a San Severo, dove hanno trascorso la notte alcuni degli emigrati che vivevano nel ghetto di Rignano Garganico, distrutto, lo ricorderete, ieri dalle fiamme. Nell'incendio sono morti anche due cittadini del Mali. Per noi a San Severo c'è Barbara Masulli. Buongiorno Barbara, qual è la situazione per i migranti che vivevano nel ghetto di Rignano? Buongiorno a te Leonardo, hai detto bene, mi trovo a Masseria Fortore, uno dei due posti messi a disposizione dalla regione per gli immigrati che hanno lasciato il ghetto. Alla mia sinistra vedete l'ingresso della masseria, alla mia destra ci sono le tende dove hanno dormito alcuni braccianti. Il ghetto non esiste praticamente più, ricordiamo che l'area è sottoposta a sequestro e per infiltrazioni criminali. Nella notte le ruspe hanno lavorato, sono rimaste in piedi circa ancora una decina di baracche, perché gli inquirenti hanno trovato all'interno di queste baracche delle bombole di gas, quindi si procede alla messa in sicurezza, poi si raccoglieranno i detriti, ancora la bonifica e dunque il ghetto di Rignano Garganico, uno dei più grandi d'Europa, non c'è più. Ricordiamo che nella notte fra giovedì e venerdì, come ricordavi anche tu Leonardo, sono morte due persone, 33-36 anni, due maliani, sono morte in un incendio. Al momento però si esclude l'ipotesi dolosa. Questa mattina qui a Masseria Fortore abbiamo parlato con un loro connazionale, un ragazzo proveniente dal Mali, che ci ha raccontato come ha trascorso questa notte qui a Masseria Fortore al freddo. Lo sentiamo nel servizio con il quale vi restituiamo la linea. Sulla strada che da Foggia conduce a San Severo i migranti camminano disperati, non trovano pace. Adesso che il granghetto di Rignano Garganico non esiste più, lì venivano arruolati dei caporali per la raccolta agricola, hanno paura di rimanere senza lavoro. La regione ha messo a disposizione in totale 325 alloggi distribuiti fra l'opificio, l'arena e questa masseria, Masseria Fortore. La notte trascorsa tranquilla, ci dicono i finanzieri che con le altre forze dell'ordine presidiano H24 la zona. Masseria Fortore è un'area di proprietà della regione Puglia. Quella palazzina può contenere fino a 60 persone. Per aumentare i numeri di posti letto, ieri sono state allestite queste tende. La notte è stata tranquilla? Non è tranquilla, freddo, molto freddo. Qua non c'è... Qua io abito qua, questa casa, camera. Io non ho trovato il lavoro. Io adesso io ce l'ho i documenti, non è lavoro, non mangi bene. Dopo lo sgombero del ghetto per infiltrazioni criminali e dopo la morte in un rogo di due maliani, prosegue l'inchiesta per incendio colposo e omicidio plurimo colposo. I PM escludono il dolo.